Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette e non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e parliamo di Kim Min Jae. Sì, YG si chiama esattamente così, non posso continuare a fare sempre la stessa battuta ogni video che parlo di questo. Comunque parliamo di Kim, ragazzi, parliamo di Kim, ma prima di farlo voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio, Numero 10. Ragazzi, Numero 10 rappresenta il futuro. Unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione, state dalla parte giusta della storia e fatelo scaricando Numero 10. Ragazzi, non ve ne pentirete in futuro, cioè, a parte sono influencer che fanno video in esclusiva, giornalisti che fanno cose in esclusiva, in futuro vedrete pure le partite gratuitamente lassù, ragazzi, andate a scaricare il Numero 10 dal link in descrizione. Detto ciò, parliamo di Kim Min Jae. Perché molti effettivamente quando parlano di Kim Min Jae dicono chi minchia è, perché non sanno chi sia. Adesso ve lo presento un poco perché ho visto qualche partita, non gli highlights su YouTube, anzi non so neanche se esistano gli highlights su YouTube di Kim. Però guardare i highlights su YouTube, in particolare per i difensori, poi è veramente una cosa inutile. Già lo è per calciatori, diciamo, che giocano più avanti, ma in particolare per i difensori, perché tatticamente non riesce a capire assolutamente niente. A livello di intelligenza non capisce assolutamente niente, come si muovono, gli errori che fanno, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque mi sono informato, ho visto qualche partita di Kim Min-jae. Innanzitutto il Napoli lo vuole prendere come vice Koulibaly. È ovviamente, ragazzi, un downgrade rispetto a Caridou. Non è la prima volta che viene associato al Napoli, che viene accostato al Napoli. Il Napoli addirittura voleva prenderlo come quarto a gennaio. Adesso mi viene da pensare che forse volesse prenderlo proprio in vista di una eventuale cessione di Koulibaly. Di Marzio ne sta parlando da più di qualche tempo, il Napoli ci sta provando in tutti i modi, però su di lui c'è anche il Ren. È un'operazione economicamente difficile da portare a termine perché è un calciatore che costa abbastanza e, ripeto, su di lui c'è anche il Ren, però il calciatore, secondo anche quanto detto da Gianluca Di Marzio, preferirebbe assolutamente il Napoli. Il cartellino è intorno ai 20 milioni di euro. Probabilmente si può chiudere 16-17 più bonus, classiche cose, ragazzi, inutile che stia qui a dirvelo. E tra l'altro non prende neanche uno stipendio basso, il suo stipendio attualmente è di 2 milioni e 200 mila euro all'anno, che non è per niente poco. Però comunque questo deve venire a fare il titolare a Napoli, perché questo verrebbe a fare il titolare, che tra Kim Rachmani, Juan Jesus e Østergaard, i titolari sono Kim Rachmani. In ogni caso, 2 milioni e 2, tu magari gli offri 2 milioni e 5, 2 milioni e 6, un progetto sicuramente più importante di quello del Rennes, un campionato più attraente di quello francese, la possibilità di giocare la Champions League, eccetera, eccetera, eccetera. Lui non avrebbe nessun dubbio su chi scegliere, però comunque 20 milioni di euro sono parecchi, sono veramente tanti tanti soldi per un difensore centrale. Sappiamo poi come la pensa De Laurentiis sulla questione spendere soldi, preferisco spenderli per un attaccante piuttosto che per un difensore, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'investimento in questo momento in difesa va fatto. È vero che, ragazzi, pensare di sostituire Koulibaly con Kim Min-jae fa storcere il naso a tutti noi. Però tra Kim e Acerbi io mi prendo tutta la vita Kim. Poi si è parlato di Medina, magari prendessimo Medina. Si è parlato di Incapié, ma magari prendessimo Incapié. Tra l'altro mancino lui, perfetto per il centro-sinistra. Però in questo momento si sta parlando tanto proprio di Kim, che spero che si chiuda, perché se veramente l'alternativa è Acerbi, io mi prendo a paccheri da solo, inizio veramente a prendermi a paccheri da solo. Magari, che ne so, Kim per poi prendere Dybala, lì ci starei pure. Ovviamente questo è un discorso sempre fantacalcistico, sapete. Sapete che ogni tanto mi piace fantasticare e sognare fatti assurdi che non accadranno mai. Detto ciò, ancora una volta con l'abuso di detto ciò, che tipo di giocatore è?
Innanzitutto alto 1,90 m, grosso, grosso, veramente un... Anche lui ricade nella categoria di quelli che abbiamo detto fino a mo' che il Napoli ha acquistato e sta provando ad acquistare. Tra l'altro tiene una scritta con questi cosmo, fanno un pazzissimo coso Tamar, bello, proprio un piezzi in merda, capi? Questo voglio vedere un tatuaggio, cioè la scritta, quello che ha scritto è una cagata, potevano aver tatuato tutto quanto, ne ha scritto Carpe Diem, ma qua penso che abbia offeso almeno il 50% delle persone che hanno visto questo video e che urlano da una Carpe Diem tatuato, era tutto bello cattivo su tutto il petto. Bello proprio, caratteri cubitali, gotici, come piace a me. Anche lui, come Matias Oliveira e come Kvaratskhelia, bello criminale, bello criminale. Come Østergaard, bello criminale. E quindi per questo motivo io lo prenderei. E vi dico la verità, io tra Milenkovic e Kim mi prendo Kim, perché io preferisco costruirmi il Koulibaly in casa, che è difficile se non impossibile, piuttosto che andare a prendere uno che già so che cosa farà, che mi... comunque sì, Milenkovic è forte, però comunque Milenkovic non stiamo parlando di chissà che. Kim è uno che può crescere tanto, è uno che gioca nel Fenerbahce, quindi ha giocato nelle bolge della Turchia e quindi non ha paura assolutamente di nulla. Stessa cosa che dico sempre, appunto, di Elif Elmas. Elif Elmas, Elif Elmas. Ripeto, è deludente prendere Kim al posto di Koulibaly. Io penso che una società preparata andava, ti assicurava Bremer e facevi il colpaccio. Pur sempre downgrade, però facevi un gran bel colpo. Perché ragazzi, purtroppo per me tutti quanti sono a valore Koulibaly. Chiaramente non è che tu puoi pigliare Van Dijk, non ti puoi pigliare De Ligt, non ti puoi pigliare Sergio Ramos, non ti puoi pigliare Thiago Silva, anche se va Thiago Silva 37 anni mo piglia su stesso, vabbè, comunque in ogni caso, che poi Thiago Silva 37 anni, Acerbi ne ha 34, mo ne compie 35, non è che la differenza sia poi così abissale, anzi, con tutto il bene che si può avere per Acerbi, no, niente contro Acerbi, però niente. Kim, ragazzi, difensore, buoni piedi, comunque tecnicamente valido, bello tosto, bravo nei contrasti aerei, fisicamente voglio impressionante, imponente, uno che può crescere tanto, che con Spalletti può diventare veramente uno forte, che uno di quei giocatori, di quei difensori alla Luciano Spalletti, abbastanza veloce, e poi ripeto, tanta cattiveria e tanta voglia di far bene, e alla fine se questa è la strada che stiamo intraprendendo, prendetemi tutti i calciatori con tanta cattiveria e tanta voglia di far bene. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, ragazzi. Ripeto, Koulibaly è insostituibile, ragazzi, dobbiamo farci una ragione in un certo modo. Io sono troppo contento per lui che va al Chelsea, che ha ricevuto la super chiamata. Mo dobbiamo trovare il modo per sostituire questo calciatore effettivamente insostituibile, perché Koulibaly era il calciatore più insostituibile che noi avevamo. Questo è un dato di fatto. Comunque, Kim bravo anche a mantenere la linea, gioca sia sul centro-destra che sul centro-sinistra, dovrà giocare per forza di cose sul centro-sinistra Napoli, perché comunque per il centro-destra ci stanno Østergaard e Rachmani, per il centro-sinistra c'è Juan Jesus, e lui dovrebbe fare il titolare sul centro-sinistra e lo fa molto bene. Lo vedrei anche adatto in una difesa a 3, vi dico la verità. E questa è la situazione, ragazzi, questo è Kim, non è un giocatore scarso, anzi è forte, è uno che può crescere. E niente, questo è il mio pensiero su Kim Min-jae. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico, Teleclip, Enticonici, Intertente e canali, i tuoi preferiti, noi ci vediamo la prossima volta, sempre comunque, tutta la vita, forza Napoli.